Falcon, il nuovo e sensazionale missile americano. Fissato sotto un reattore da caccia, ha raggiunto il quadrimotore che sarà il suo obiettivo. Un breve lampo del cacciatore, il missile scatta. Il quadrimotore si sbriciola. Era un apparecchio telecomandato. Il Falcon è lungo 2 metri. Il radar del cacciatore segnala quando l'apparecchio nemico entra nel raggio d'azione, tra 5 e 8 chilometri. L'arma saetta a velocità supersonica. Questa traiettoria di fuoco fa sempre centro, perché il piccolissimo e micidiale Falcon è munito di cervello elettronico e va a cercarsi da solo il bersaglio. Qualunque guizzo o manovra esso tenti per sfuggirgli. Anche il più poderoso dei bombardieri farà questa fine. Il Falcon, trasportabile da cacciatori a grandissima autonomia, è in grado di abbattere aerei attaccanti con bombe all'idrogeno molto prima che si avvicinino all'America. Ultimo sguardo a distanza tra la nave e il mare. È in Ancona per il varo il ministro Tambroni. Giornate così si moltiplicano nei nostri cantieri. Una ceta d'argento fa scintillare la prima spuma. Elica e timone fendono solennemente l'aria prima di immergersi, scortati dagli evviva nel loro elemento. La Esso Venezia è una turbocisterna capace di 35.000 metri cubi di petrolio. Col suo varo, il nostro patrimonio cisterniero quasi distrutto dalla guerra ha recuperato il precedente tonnellaggio. Entro il 56, ha detto Tambroni, saliremo al quarto posto tra le marine del mondo. Una previsione che vale più di ogni augurio. Finiti gli esami, preso il diploma, ecco l'addio ai libri degli studenti tedeschi. È un'usanza delle città renane. Il corteo pare un funerale solenne. Ai somari tutti i volumi indigesti. I giovani diplomati ormai ne hanno pieni i cervelli dopo averne avute piene le tasche. E dall'alto del ponte vola nel fiume Ems una nevicata di fogli. Da noi si preferirebbe quei libri rivenderli alle matricole. Forse perché sono bianchi, la nera capra maltese si rifiuta di riconoscere i 5 figli che ha dato alla luce. Di allattarli tutti non se la sente. Ma la proprietaria dell'azienda non si scoraggia. È stata lei con le sue cure a rendere più prolifica la madre. Sarà lei a trasformarsi in balia asciutta per crescere vegeti e sani i piccini. Crescono così in gamba che alla prima occasione si danno alla bella vita.